La nostra visita nella capitale slovacca inizia dal Palazzo del Presidente e dalle chiese situate a nord del centro storico. La città vecchia inizia dalla Porta di San Michele, l'unica rimasta delle quattro porte medievali. Dopo pochi passi ci troviamo nella piazza principale, dove notiamo subito il vecchio municipio ed i palazzi color pastello. Nei periodi festivi la piazza è piena di bancarelle, ma oggi ne troviamo solo questa piccola parte. Entrando nella corte del municipio, ci sfidiamo in una impegnativa partita di scacchi, che come al solito finisce con serietà. Passeggiando nella zona pedonale del centro, arriviamo al Duomo di San Martino, chiesa famosa per essere il luogo dove per secoli sono stati incoronati i sovrani ungheresi, e al suo fianco è rimasta una piccola parte del ghetto ebraico. Nella piazza alberata che porta al Teatro Nazionale, ci siamo lasciati andare a svaghi di gioventù. La chiesa blu è una delle più belle che abbiamo mai visto, specialmente con la tonalità che assume poco prima del tramonto. Sarà che noi abbiamo un debole per questo colore. Dopo un piccolo sguardo al Danubio, reso blu dallo spettacolare cielo di questa sera, e aver visto alcune delle famose statue sparse per la città, ci riposiamo in uno dei tanti pub con birra artigianale. La mattina seguente, dopo un breve passaggio dal centro, ci dirigiamo, passando vicino al Ponte Nuovo col suo ristorante in cima al suo pilone soprannominato UFO, nella collina dove svetta il castello di Bratislava. Una candida struttura con quattro torri angolari, che oggi ospita il Parlamento ed il Museo Nazionale Slovacco. Un giardino barocco ed un parco con vari punti panoramici sulla città completano questa bellissima zona. Continua la nostra passeggiata, anche se con l'autobus, per visitare lo spettacolare castello di Devin, o perlomeno ciò che ne rimane. Situato in una posizione strategica, dove il fiume Morava confluisce sul Danubio, che a sua volta delimita il confine con l'Austria. Attualmente il castello ospita mostre, eventi e feste varie, ma è anche una meta perfetta per una gita fuori porta a pochi chilometri dalla capitale, dove si possono fare passeggiate, picnic ed altre attività acquatiche. Rientriamo in città per rilassarci lungo le rive del Danubio. Questa sera ci godiamo i riflessi del tramonto sul fiume e per ammirare le luci della città di notte ci concediamo una cena in una barca birrificio, ormeggiato stabilmente in una posizione strategica, dove ogni dettaglio è stato ben curato.
L'ultima mattina di questo nostro viaggio l'abbiamo dedicata ad un locale molto particolare, dove sia per entrare che per stare al suo interno si devono rispettare alcune regole per non infastidire i suoi protagonisti. I giovani proprietari di questo bar salvano i gatti abbandonati della città, dando loro cure, cibo ed un posto dove stare, con i ricavati del locale e donazioni che chiunque può fare. L'immagine di quest'ultimo gatto rappresenta il nostro dispiacere nell'abbandonare questa città.